tutti da Tiziana Manimpasta e per la serie Non si butta via nulla, sapete che facciamo oggi? Pizza di pane raffermo con scamorza e salsiccia. Guardate tutti gli ingredienti, incominciamo da qua. Qui abbiamo un chilo di pane raffermo e questo è stato ammollato in acqua, tanta acqua e tanto latte. E una volta ammollato lo strezzate, dopodiché potete pesare un chilo. Poi 200 g di scamorza affettata, 500 g di salsiccia o totto giallo in involucro come vedete, 200 g di patate lesse e già schiacciate, 100 g di formaggio a piacere grattugiato, 100 g di Philadelphia o formaggio spalmabile o certosa, quella che voi volete, 3 uova medie, rosmarino, pepe, olio e noce moscata. Allora, la prima cosa che facciamo... Allora, nel nostro pane ammollato andiamo a mettere le uova, il formaggio, andiamo ad amalgamare il tutto. Mettiamo anche un goccino d'olio d'oliva, ma proprio un goccino, e ancora amalgamiamo. Ora vedete che mi sono preparato uno stampo, questo è da crostata, come vedete, da 28 cm, oppure potete usare uno stampo qualunque. L'ho rivestito con carta forno e vado a mettere il nostro impasto dentro. Ora metto un goccino d'olio sulle mani e vado a livellare. Alziamo il bordo così, in questo modo, per far sì che non fuoriesca il condimento. A questo punto andiamo a spolverare perché vedete è passata la patata, no? Quindi è come se noi stessimo spolverando del formaggio, quindi spolveriamo la nostra patata schiacciata. E per la serie mi sono dimenticata di prendere il sale, adesso mettiamo il sale, pepe, noce moscata, ora mettiamo le fette di scamorza, come vedete l'ho messo più in dentro, andiamo a schiacciare leggermente, in questo modo così il condimento si tiene al centro. Adesso che facciamo? Prendiamo la nostra salsiccia, la nostra Philadelphia, la mettiamo dentro e mescoliamo. Ok, andiamo a versarla. E per una maggiore comodità io faccio con le mani, quindi me la vado a cospargere. Adesso, dite la verità, che già vi viene fame a mangiarla, guardate, a vederla, a mangiarla. Andiamo a spolverare con rosmarino. Adesso diamo una leggera oleata d'olio d'oliva. Irrorata d'olio d'oliva! E voilà, guardate che bella! Adesso ho preriscaldato il forno a 200 gradi ventilato e andiamo a cuocere per 30-40 minuti. Ci vediamo per l'assaggio. Ogni forno a sé. Ogni forno a sé, è vero! E guardate qua che spettacolo! È bella da vedere e buona da mangiare. Allora, innanzitutto vorrei che vedeste la fetta, vedete? Che bella! Non vedo l'ora. Dovremmo assaggiare, eh? Ma che finisci tu? Allora, io voglio farvi vedere. Aspettate. La mostarda, ma la scamorza. È buona. Guardate la parte di sotto. No, è spettacolare. Madonna. Si vede lo strato del pane, le patate e lo stracchino qua della Philadelphia con la salsiccia. E poi guardate come si è gratinato. Aspettavo. Io ancora non sono sicura. Beh sì. A voi... la parola, insomma, io vorrei veramente fatela, a parte che pane raffermo a volte ne abbiamo tanto e non si sa magari, no, pane grattato, pane speziato, la pizza finta, vi ricordate la pizza speedy che abbiamo fatto? Questa è una pizza formidabile. Ok, io con questo vi ringrazio. Siete felici? Tutti, ciao a tutti di cuore da Tiziana Manimpasta, alla prossima!